Fin da bambino giocavo con la geografia. Amavo le bandiere, disegnavo gli stati, conoscevo le capitali. Ulan Bator era la mia preferita, difficile da pronunciare e da posizionare sul mappamondo. Alla domanda cosa farai da grande? Non c'era l'astronauta, il poliziotto, il calciatore, c'era voglio girare il mondo ed è diventata la mia vita. Benvenuti a bordo. Avete visto un filmato che forse vi ha anche sorpreso in qualche modo perché ci sono i disegni, un bambino, la storia. Danilo Cursi, che vedete e che è il titolare di Idee per Viaggiare, ha realizzato un sogno da bambino, cioè quello di andare in giro per il mondo, non solo, ma di portare i curiosi del mondo un po' in tutti i continenti. Benvenuto Danilo, benvenuto con noi. Ci devi spiegare, però, ci devi spiegare la tua passione per Ulan Bator, che per chi non lo sapesse, è la capitale della Mongolia. Mo, sta curiosità e questa passione, ma come nasce? Intanto grazie, grazie tante Corrado per l'invito. Beh, sfido a 8-9 anni, no? Sciorinare determinati paesi, nomi di determinati paesi e determinate città. Questo fatto di Ulan Bator, che era un po' impronunciabile, mi incuriosì tanto perché, come avete visto in quella storia in immagini, che poi trae spunto dalla mia personale passione, ma di fatto è un po' lo specchio di quella che poi è stata la mia professione e Idee per Viaggiare, inserita in un contesto, fu realizzato circa un anno fa. Quindi era pura curiosità perché era un nome molto molto difficile. Però è una città affascinante, comunque è un posto, diciamo, fuori dai soliti itinerari, però è un posto che merita insomma, assolutamente da visitare. Però voltiamo pagina e veniamo alle idee per viaggiare, di oggi. Oggi forse una delle prime idee è Dubai. Dubai per l'Expo è uno dei vostri anche punti di forza, è così? Sì, diciamo che noi abbiamo iniziato la programmazione di questa destinazione tantissimi anni fa, perché parliamo più di 20 anni fa. Io personalmente ho avuto la fortuna di andare a Dubai la prima volta a metà degli anni 80 ed era totalmente un'altra cosa, perché mi ricordo questa Sheikh Al Zayed, che è l'arteria principale totalmente vuota, con 4-5 Con i deserti ai lati, poi. totalmente nel deserto. Mi ricordo che c'era l'Hard Rock Café, che era una costruzione, un pub con questa chitarra enorme di 15 metri, che era un po' l'icona che trovavi in mezzo al deserto, e poi questa strada proseguiva e arrivava fino ad Abu Dhabi. Ci vai oggi è un altro mondo. Io credo che non esista nella storia proprio urbanistica delle città uno sviluppo così, fatemi passare il termine, prepotente come ha avuto Dubai, ma nello stesso tempo organizzato e particolarissimo, perché se ami un po' l'architettura a Dubai ti sbizzarrisci, perché giri l'angolo e trovi sempre qualche cosa di straordinario che attrae la tua attenzione. È ovvio, noi diciamo ci siamo trovati per la nostra collaborazione con il Vettore, con Emirates, tanti anni fa, a iniziare a proporre lo stopover, poi di fatto è diventata una destinazione che tecnicamente chiamiamo point to point, quindi è una destinazione a sé che tiene una programmazione e sempre più persone hanno imparato a conoscerla. Poi è diventata molto cool, è una destinazione trendy del momento e ovviamente l'Expo, che fa parte dell'incisiva pianificazione che questo Emirato ha agli occhi del mondo, è diventato sicuramente un evento che loro identificano come l'evento più grande della storia, quindi Beh, così lo vendono e così probabilmente è davvero, nel senso che hanno fatto anche delle strutture tecniche, portare aria condizionata in padiglioni enormi, insomma delle cose, come dicevi giustamente tu, architettonicamente, ingegneristicamente, beh, davvero sorprendenti. E già questo merita un viaggio. Quindi Dubai non soltanto supermercato del divertimento, mare vicino, ma tutta una serie di sorprese.
Ah, io credo, ho avuto la fortuna di andare a Dubai nel mese di maggio, invitato per, proprio, insomma, per l'importanza che ha nella nostra programmazione e per tutte le attività che poi ne sono scaturite, per andare a vedere il cantiere. Perché ricordiamoci che l'Expo doveva essere lo scorso anno, quindi anche questa pianificazione che poi si è vista rallentare per poi avere una presenza adesso, però una cosa molto, secondo me, interessante, al limite del romantico, che hanno mantenuto il nome Expo 2020 Dubai. E sono rimasto meravigliato dell'enormità, della maestosità di questa area, che sarà riqualificata, quindi viene programmato sapendo già cosa diventerà dopo, ed è sicuramente veramente da consigliare 6 mesi, quindi un evento da non perdere perché rimani veramente a bocca aperta. Senti, parliamo un po' delle ultime sorprese di Dubai. Dubai è un posto dove fa sempre un gran caldo, ma dove si scia, ad esempio. Cioè, questo per dire che sono stati capaci di realizzare la qualunque, no? E si vola, si va nel deserto con le jeep, si va nei resort nel deserto. Si può davvero fare di tutto. Ora non so come altro potranno stupirci. Tu che hai le ultime notizie, cosa ci puoi anticipare? Guarda, se c'è una cosa che mi affascina quando mi capita di andare è trovare, diciamo, mediamente ci vado 3 volte l'anno, 3, 4 volte l'anno, e vedere a distanza di 2, 3 mesi, 4 mesi, la lasci l'ultima volta e vedi che stanno iniziando a fare qualcosa in uno specifico punto. Ci ritorni la volta dopo e vedi che questa cosa è finita. E questo è incredibile. Certo, è vero che sono anche facilitati dal territorio, quindi dove tutto è flat, tutto è piatto, è abbastanza facile poter fare una pianificazione. Quando si hanno le idee molto chiare, i capitali alle spalle, la possibilità di attrarre investimenti anche da parte, diciamo, dall'estero, e dare un po' una sorta di, anzi, se la vanno a cercare la fantasia nel creare determinate cose, insomma, sono tutti elementi che poi ti permettono di essere all'attenzione del mondo. Ma allora, un paio di anni fa, una delle novità fu il quartiere, la zona di Jebel Yar, e fu un quartiere messo ex novo, no? Una bella cornice, una camminata. Hanno incrementato sulla palma, con dei view, la possibilità di avere una visione a 360 gradi a circa 300 metri di altezza di tutta quanta la città. C'è la ruota panoramica, la cosa carina, divertente, è che ogni volta che annunciano qualcosa è la cosa più grande del mondo, quindi non si può essere secondi. Poi magari Singapore e poi Shanghai e poi loro ritornano con qualche cosa sempre, quindi è anche divertente questa situazione. La ruota panoramica, che è una cosa incredibile, nasce come ruota panoramica, ma adesso ad esempio ci hanno messo le cabine dove puoi anche dormirci la notte. Quindi è questo misto tra architettura, follia, fantasia che lì trova terreno fertile. E di conseguenza è sempre una novità andarci. La vicina Abu Dhabi, che è comunque meta almeno di una scampagnata, nel senso che sono 1 ora e mezzo di macchina, 150 km, una strada che poi corre lungo il mare, ha diciamo un fascino analogo, nel senso che anche lì ci sono architetture molto interessanti, suggestive, ma la grande moschea, questa. Beh, adesso insomma, mi è da dire la San Pietro islamica, nel senso che è un posto di un fascino e di una suggestione straordinario. Ecco, anche questa merita, secondo me, anche questa moschea e Abu Dhabi nel suo complesso meritano attenzione. Tanto diverse quanto complementari. Abu Dhabi, che è la capitale degli Emirati, è più piccola, è più soft, strizza l'occhio alla cultura, quindi, insomma, giustamente la moschea è Sì, posso dire una cosa. Il Louvre di Abu Dhabi mi ha
sostanzialmente deluso, nel senso che per noi europei abituati a dei contenuti che sono quelli nostri europei, andando a visitare, no, lì c'è un paio di Van Gogh, insomma, poche cose, ci sono poche cose. È spettacolare l'architettura, cioè di questo museo che leggermente scivola verso il mare con l'acqua che entra nelle sale. Ecco, questo è molto 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 bello. Il contenuto del museo, questo Louvre, insomma, sei meno meno? Ma lì è, sai, allora, confermando l'aspetto, diciamo, di gioco di luci e ombre, che è tipico proprio del luogo, lì bisogna, non è sbagliata l'osservazione che hai fatto, però quello che volevo rimarcare è che ricordiamoci sempre che stiamo in un luogo che ha una cultura e una storia totalmente differente, approfitta di questa collaborazione con il Louvre, che ha dato il marchio e che cura tantissime manifestazioni all'interno. Però ritengo che sia anche, sarebbe stato sotto certi aspetti forse un po' banale replicare un museo europeo. Quindi ci sono delle sezioni che prendono tutto quanto il mondo e ovviamente è da rimarcare che, stando anche a casa loro, è giusto che ci sia una sezione molto importante sulla loro arte e cultura. Danilo, abbiamo finito il tempo, però abbiamo avuto una bella idea e delle belle suggestioni di Dubai, di Abu Dhabi, e soprattutto abbiamo scoperto perché ti piaceva così tanto Ulaanbaatar, e ne faremo tesoro. Quindi ringraziamo Danilo Cursi, ringraziamo Idee per Viaggiare, e appuntamento alla prossima puntata di Benvenuti a Bordo.